Buongiorno a tutti, sono Gianni Giannini, assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti. Sono spiacente di non aver potuto presenziare all'iniziativa, ma impegni istituzionali mi tengono lontano dalla sede dell'iniziativa stessa. Il tema in discussione, l'uso consapevole dell'auto, è un tema provocatorio, penso, anche se mi consentirete di cogliere un certo equivoco nel termine consapevole, perché si può pensare all'uso consapevole dell'auto da parte di chi non ne sa fare a meno o all'uso consapevole dell'auto da parte di chi responsabilmente la usa in maniera intelligente. Un paese, il nostro, che ha fondato la propria economia sulla costruzione dell'auto, sulla produzione dell'auto, e quindi diventa più difficile, estremamente più difficile, ragionare in termini di, se non di rinuncia, di uso limitato e circoscritto alle esigenze reali del mezzo privato. Viviamo in una società consumistica che ha fatto della concezione della vita comoda l'obiettivo prioritario di ciascuno di noi, senza possibilità che qualcuno si sottragga a questa definizione. L'uso dell'auto, soprattutto nelle aree urbane, costituisce uno dei maggiori mezzi di inquinamento dell'ambiente cittadino. Le emissioni di CO2 soffocano le città, determinano condizioni di peggioramento della vivibilità delle stesse aree urbane, e quindi è assolutamente indispensabile per preservare l'ambiente e salvaguardare il diritto di quelli che vengono dopo di noi a vivere in un ambiente salubre. E dicevo, è obbligatorio che l'utilizzo del mezzo privato avvenga con parsimonia. L'alternativa è il mezzo pubblico, e l'utilizzo del mezzo pubblico, l'utilizzo anche di forme come il carpooling di uso promiscuo dell'auto, ma prevalentemente l'utilizzo del mezzo pubblico è la via per ottenere una migliore vivibilità dei centri urbani. In regione da sempre, già nel piano regionale dei trasporti, è tracciata un'idea del trasporto sostenibile e si privilegia la circolazione su ferro rispetto alla mobilità su gomma, con una particolare attenzione per la mobilità sostenibile. In particolare faccio riferimento alla mobilità ciclistica, e pertanto abbiamo in piedi una serie di progetti che attingono a finanziamenti europei e anche statali per il potenziamento delle infrastrutture su ferro, che gradualmente debbono occupare sempre più spazio rispetto a quelle su gomma. E naturalmente il tutto va disciplinato in un rapporto equilibrato anche con i gestori, con i concessionari, sia delle infrastrutture su ferro che su gomma. Un trasporto pubblico che può utilizzare tutte e due i settori, individuando un punto di equilibrio. Ovviamente anche in ossequio alle direttive europee la tendenza è quella di privilegiare il ferro, e nella nuova riorganizzazione dei servizi ci muoveremo nell'ottica di una sempre maggiore riduzione del trasporto su gomma per potenziare sempre di più il trasporto su ferro. Siamo impegnati anche con una serie di iniziative che mirano a far fronte alle richieste di svariati comuni per la realizzazione di piste ciclabili che mettano in pista un sistema di mobilità ciclabile che si colleghi ad una rete nazionale.
Abbiamo diversi comuni che al di là dei progetti singoli e circoscritti alle proprie aree urbane si stanno presentando con richieste di realizzazione di percorsi ciclabili di svariati chilometri che collegano diversi comuni, soprattutto lungo l'arco costiero. Siamo impegnati anche, l'occasione mi è gradita per porre anche qui il tema, siamo impegnati anche in un tentativo di spingere per il raddoppio del binario sulla dorsale adriatica nel tratto Lesina-Termoli, che consentirebbe la velocizzazione del trasporto delle merci e dei passeggeri ed un collegamento più rapido delle regioni del Mezzogiorno e sin dal porto di Gioia Tauro con le regioni settentrionali e con il nord Europa, oltre che con i paesi del Mediterraneo e del sud-est asiatico. Altra iniziativa è quella dell'alta capacità sulla Bari-Napoli, che consentirà invece il collegamento alla dorsale tirrenica e al versante ovest del paese, quindi Francia, Spagna e la parte occidentale dell'Europa, e consentirà la realizzazione di questa tratta anche il collegamento di Bari, Taranto e Lecce all'alta velocità che scorre sul versante tirrenico. E quindi l'uso consapevole dell'auto diventa non più un obiettivo così lontano, ma diciamo una realtà, un obiettivo realizzabile anche in tempi medi, perché l'alternativa all'auto, come ho già detto, è il servizio pubblico. La sfida è rendere questo servizio pubblico sempre più vicino alle esigenze dell'utenza e dei cittadini e consentire agli stessi di fare quel salto culturale che poi secondo me è la scommessa da vincere. Per fare questo però bisogna anche, ritornando alla dimensione urbana, alla dimensione cittadina, fare cose che fino ad oggi non si sono realizzate, e quindi organizzare la vita della comunità con un piano dei tempi che regolamenti i flussi di entrata e di uscita dalle città, con dei piani che, del traffico, della mobilità, dei parcheggi, che attrezzino un sistema, diciamo così, amico del cittadino e dell'utenza, e non già un sistema che viene individuato molto spesso dai cittadini come una punizione.